Benvenuti sul canale, siamo di nuovo qua con il dottor Valerio Tomasini e parleremo di un altro argomento veramente incredibile, interessante, che appartiene alla nostra storia. Ritorniamo in Perù, ad Amaru Muru, alla porta dimensionale. Buongiorno a tutti e grazie per darmi la possibilità di darvi queste notizie. È un posto dove io sono stato un paio di volte, che quindi conosco abbastanza bene. Infatti questa struttura è una struttura molto particolare. Ce ne parli un po' di come è costruita, come è fatta, quanto è grande, come si presenta, insomma. Ma diciamo innanzitutto è una struttura rocciosa naturale. Mm-hmm. In questa struttura rocciosa naturale, quindi si forma una parete rocciosa alta una cinquantina di metri, una cosa del genere, c'è proprio intagliata in profondità una vera e propria porta. Mm-hmm. Squadrata, profonda una quarantina di centimetri grosso modo. Sì. E sulla parete di fondo di questa porta c'è un foro tondo. Mm-hmm. Che ha una funzione particolare che adesso poi vi spiegherò. Sì. Quindi questa struttura si trova in una zona collinare adiacente al lago Titicaca. Io tutte e due le volte che sono andato a visitare questa struttura con delle persone con cui io stavo in gruppo, siamo partiti con un pullman dalla città di Pugno. Pugno è una città che sta sulle rive del lago Titicaca. Bisogna percorrere circa una settantina di chilometri, 60-70, per arrivare in questa zona dove anche dagli indigeni locali è chiamata proprio porta interdimensionale o Amaru Muru. Pensate. Devo premettere, prima di parlare di questa particolare struttura, che nel luogo ci sono stati, sia nel passato che nel recente presente, parecchi avvistamenti UFO, parecchi, proprio una zona ricca di avvistamenti. Anche lo stesso lago Titicaca ha queste caratteristiche di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Certo. E gli autoctoni, cioè qual è la storia di questa porta secondo gli autoctoni? Beh, per gli autoctoni questa è una zona sacra in quanto per loro appunto costituisce un portale attraverso il quale gli dèi si manifestavano al mondo umano per aiutarlo. Mm-hmm. Per gli dèi qui possiamo intendere anche alieni, sì, alla fine è la stessa identica cosa. Sì. E quindi è stato un posto dove sia nel passato ma anche recentemente, come ho potuto constatare, è frequentato dai cosiddetti sciamani. Mm-hmm. Che fanno dei particolari riti di connessione con queste intelligenze, questi alieni e questi dèi per loro. Uh-huh. E per poter avere poi uno scambio proficuo di informazioni o di aiuti. Certo. Su vari piani, quindi è un luogo rituale. Certo. E come la vivono la presenza di questi avvistamenti che insomma avvengono abbastanza spesso nella zona? Cioè loro come la vivono questa cosa? Come una cosa normale? La vivono come un dato di fatto, tra virgolette, normale, cioè loro non è che sono sconvolti più di tanto. Sì. o mettono in allarme o fanno articoli sui giornali, cioè ormai è una cosa talmente, direi, comune. Mm-hmm. Che non desta più particolari allarmi. Sì. Quindi, avviene da sempre, della normalità. Avviene da sempre, quindi sono migliaia di anni che esiste questa struttura rocciosa. Mm-hmm. Devo dire abbastanza imponente, perché come uno potrebbe vederla simbolicamente come il dorso di un animale adagiato. Mm-hmm. E infatti ci sono poi nelle vicinanze altre strutture rocciose che io ho visto, una si chiama il serpente, l'altra il drago, a seconda appunto della forma che hanno queste rocce, e lì si fanno delle cosiddette iniziazioni. Mm-hmm. Io per esempio in una di queste rocce adiacenti, lì uno sciamano mi ha fatto fare un'iniziazione
chiamiamola così, per superare la paura, perché bisogna stendersi su questa roccia che voi immaginate che sia, abbia una forma come la lama di un coltello, quindi praticamente uno si sdraia, ha le mani e i piedi nel vuoto e appoggia sulla roccia solo attraverso la schiena. Esige pure un po' di coraggio, insomma, per non avere vertigini. È in alto quindi questa... È in alto, sì sì, sono diverse decine di metri questa struttura collaterale. La più frequentata è questa famosa porta interdimensionale. E la tua esperienza, cioè la tua sensazione riguardo a questa struttura, cioè come ti sei sentito, cosa hai pensato? Diciamo che uno arriva lì e può avere delle sensazioni particolari, ma poi alla fine uno esegue quello, le indicazioni che ti dà lo sciamano. Io tutte e due le volte ero, appunto, una volta con uno sciamano, un'altra volta con un curandero. Lo sciamano la prima volta ci diede addirittura un mantra da recitare, una volta che ciascuno di noi del gruppo si accostava alla porta, quindi appoggiava i piedi in un modo particolare, le mani sulle parti laterali di questa porta, e ognuno di noi doveva appoggiare la propria fronte su questo buco che era al centro della roccia e recitare un mantra che lui ci ha dato. Io immediatamente ho avuto questa sensazione di trasporto, come appunto fosse un canale interdimensionale, quindi ho avuto la sensazione di luci, di suoni, di sensazioni, appunto come entrare in un tunnel. E quindi una sensazione, questo in pieno giorno e nel giro proprio di pochissimi minuti. Certo. Quindi è un qualcosa di oggettivo, sì, sì, che sì. Ognuno di noi poi ha provato, appunto, con le giuste indicazioni sciamaniche di chi conosce bene quel posto. Facilmente uno entra nell'altra dimensione, quindi sì. Uno può incontrare in questa altra dimensione anche esseri, certo, interdimensionali. Io non li ho incontrati, ma ho avuto queste sensazioni, sì, sì, in questo vortice di luce, di energia, chiamiamola così. Sì, sì, come se emanasse delle vibrazioni particolari. Sì, senz'altro, senz'altro. Quindi, appunto, potrebbe essere riconnesso il tutto sul fatto che sul pianeta Terra esistono dei luoghi chiamati appunto portali. Tra le varie dimensioni sottili e quella nostra terrestre. Certo. Tra l'altro in zona si trovano anche parecchi minerali quarziferi o comunque di pietre, di cristalli, che però devo dire non è molto frequentato dai turisti, per fortuna, insomma. Sì, perché è un po' fuori mano. Certo, sì, 70-80 chilometri, insomma, è un bel viaggio. Sì, sì. Quindi questa è stata un po' la mia esperienza, senz'altro un'esperienza forte, un'esperienza che a qualcuno ha provocato anche un po' uno shock emotivo, perché non se l'aspetta. Infatti ho notato anche questa differenza tra aver avuto queste esperienze in questi luoghi e poi il ritorno qui in Europa e in Italia, e ho sentito nel mio corpo energetico come un depotenziamento del luogo Italia, Europa, eccetera, rispetto a quei luoghi che sono molto carichi. Sì, probabilmente sono proprio dei fulcri particolari. Sì, poi, diciamo, un nativo lì del posto mi ha raccontato una leggenda, che poi forse leggenda non è, e lui dice che in certi momenti dell'anno si sente risuonare una musica particolare, come un fosse creata da un'orchestrina, e mi ha detto che un paio di secoli fa dovevano celebrare un matrimonio in zona e erano stati invitati dei musici, dei musicanti, sì, che per qualche motivo si erano attardati in quella zona. Però poi questi musicanti alla fine non sono stati più ritrovati, cioè sono scomparsi. Oh, pensate. Quindi pare, secondo appunto questi indigeni, che siano stati risucchiati in qualche modo in un'altra dimensione, e che tuttora siano come prigionieri di quest'altra dimensione, e che ogni tanto
in alcuni momenti dell'anno si sente risuonare un'orchestrina di questi musicanti. Incredibile. Quindi io questa ve la dico come mi è stata raccontata a me, appunto quanto possa corrispondere alla realtà, però sì, sì, è però senz'altro interessante, certo, senz'altro interessante. Certo, anche perché se effettivamente in alcuni periodi dell'anno si sente questa musica. E la spiegazione è stata quella che vi ho dato io. La leggenda. La leggenda, sì. E c'è sempre un fondo di verità nelle leggende, quindi... Ma certo, certo. Quindi il consiglio è appunto chi può, insomma, di andarlo a vedere questo posto o dal vivo, per i pochi fortunati, oppure anche su YouTube ci sono dei filmati. Sì, sì, lasceremo i link in info box per chi desidera informarsi meglio. E quindi insomma il vero scopo di queste porte dimensionali può essere veramente un tramite di contatto fra questo mondo e un altro mondo potenzialmente, perché queste sono le leggende di cui si parla da secoli. Sì, 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 sì. E loro anzi cercano proprio attivamente gli indigeni questo contatto, perché loro pensano che questi luoghi, ma anche le alture, diciamo le montagne che ci sono lì in Perù, nella dorsale delle Ande, siano in un certo senso frequentate o comunque impregnate di queste energie, di queste entità che loro chiamano Apus, in plurale perché il singolare è Apu, che sono gli dei delle montagne, che sono gli alieni, che sono gli extraterrestri. Chiamiamoli, gli abbiamo dato tanti nomi nel corso della storia. Esatto, esatto. Loro gli danno questo nome tradizionale, però insomma noi sappiamo che alla fine l'essenza è la stessa. Ah sì, tra l'altro molti credono che insomma gli alieni siano un po' comparsi nella storia da quando siano arrivati i primi film americani, ma così non è, anzi è molto diverso. No, sono contatti, diciamo, di questi indigeni con queste energie, con questi esseri che risalgono perlomeno a circa 10.000 anni fa, ma anche di più, anche di più, quindi è una storia molto antica. Sì, sì, è tutta la storia dell'uomo è costellata da questi particolari incontri. E io, ecco, quando sono andato lì ho visto i resti di rituali sciamanici, quindi c'erano dei fiori, avevano acceso un fuoco che poi lì ho ritrovato le ceneri di questo fuoco, quindi si fanno delle invocazioni, si fanno delle rituarie per cercare di attivare questa porta interdimensionale. Quindi la cosa che ci terrei a capire, questo termine porta interdimensionale, porta dimensionale, porta delle stelle, perché so che ha tanti nomi, non sono trovate moderne, cioè sono cose molto antiche. No, diciamo che gli antichi hanno dato questa definizione proprio per definire la funzione di questo posto. Sì, sì. Cioè per far capire che lì effettivamente c'è uno scambio tra gli esseri umani e questi esseri che vengono da altre dimensioni. Sì, lascia poco spazio alla fantasia, insomma. Esatto, esatto. Quindi loro, devo dire che il popolo peruviano è molto pratico e anche pragmatico, quindi non mette delle cose in più che non servono, mettono nella descrizione lo stretto necessario di quello che la funzione serve. È esatta. Esatto. Allora sì. Io direi che lasciamo tutti i link in info box per chi desidera approfondire l'argomento, che è veramente vastissimo, è veramente complesso e complicato, e ti ringrazio per, insomma, per averci raccontato la tua esperienza in questo posto che è decisamente magico. Grazie a voi, ed è un posto in cui vale la pena tornare, ed è un posto sicuramente impregnato di energie molto potenti. Che meraviglia, grazie Valerio, davvero. Prego, prego, arrivederci. Grazie, alla prossima. Ciao. Grazie, alla prossima. Ciao.